Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno architetto Trevisani, ricordiamolo, è il presidente dell'associazione Testaccio in Piazza. Nei giorni scorsi noi l'avevamo già sentita e contattata altre volte qui a Radio Roma Capitale. Siamo tornati da lei perché la vostra associazione negli ultimi giorni è tornata alla carica sul problema di Piazza Testaccio, mi permetto di dire, sì. Un problema che Radio Roma Capitale sta seguendo dall'inizio, da luglio scorso, e apre costantemente finestre su questa piazza storica del rione Testaccio. Che allarme avete lanciato? Che preoccupazione avete palesato voi dell'associazione Testaccio in Piazza, presidente Trevisani? Ma guardi, noi abbiamo, come sa, abbiamo seguito con molto attentamente, anche con un pizzico di caparbietà, l'evoluzione della situazione, e siamo rimasti molto insoddisfatti quando abbiamo scoperto che da un lato il finanziamento complessivo già non brillante, già non abbondante, era stato ridotto da 900.000 euro a 600.000. Questa è già una notizia che ci ha veramente allarmati. E poi su questa è una mia valutazione, l'incombenza, la presenza, la prossimità delle elezioni hanno giocato un ruolo di accelerazione, per cui abbiamo poi scoperto che non solo il budget era stato ridotto, ma che l'assessorato si era affrettato a fare una gara che in modo da poter cominciare comunque i lavori. Tutto questo senza mai entrare nel merito con noi sul progetto, che pure noi gli avevamo regalato. Lei conosce la storia. Come dall'inizio. No. Noi veniamo da un anno di progettazione partecipata, poi alla fine abbiamo donato il nostro progetto in piena libertà, senza nulla chiedere, però insomma fateci sapere che cosa e questo progetto poi l'abbiamo seguito anche nella sede comunale, cioè il progettista del comune ha raccolto le nostre indicazioni, ci sono stati contatti. Improvvisamente mancano 300.000 euro e la gara viene espletata. Tutto questo dopo che c'erano state date delle rassicurazioni. Allora abbiamo organizzato una manifestazione per informare il quartiere di quello che sta avvenendo, e poi abbiamo puntato i piedi stavolta, o l'assessore ci riceve e ci fa vedere che cos'è che è andato in gara e che cos'è che si va a fare, oppure noi ci metteremo di traverso in un modo totale. E quindi in questo poi abbiamo raccolto anche la sensibilità degli abitanti, che peraltro poi si viene a scoprire che tutti gli operatori commerciali che prima stavano attorno al mercato adesso ci tengono che venga fatta una piazza accogliente, che attrae, perché stanno in difficoltà con certo, i loro affari. Certo, perché sostanzialmente ricordiamolo che da quando il 2 luglio è stato inaugurato il nuovo mercato Testaccio, il perimetro di Piazza Testaccio è sempre lo stesso, anzi si è anche un po' ridotto lo spazio del parcheggio a causa della larghezza delle recinzioni che delimitano il cantiere. Ad oggi, ricordiamolo, Piazza Testaccio ha già la sede pronta per l'accoglimento della fontana che si trova attualmente a Piazza dell'Emporio. La paura vostra, leggendo anche la lettera di cui ha parlato Lilli Garrone del Corriere della Sera, noi l'avevamo sentita proprio venerdì sull'argomento, la vostra paura è che il definanziamento possa portare al mancato spostamento della fontana e al rischio che questa piazza rimanga una piazza soleggiata così come adesso. Io mi immagino in pieno agosto cosa possa succedere lì a Piazza Testaccio. Sì.
Ma sì, infatti quello che noi temiamo è una romanella, per dirla così, che è un po' in gergo, una cosa tirata via, che l'importante sia in realtà dare la sensazione che si fa qualcosa, che il cantiere si apre. Poi dopo le elezioni si vede quello che è successo. Insomma, questo non è possibile. Allora noi abbiamo scritto questa lettera e ripetendo quelle che sono le nostre indicazioni, che sono quella anche di essere inseriti nel cantiere, cioè mi rendo conto che è una novità e che bisognerà organizzarla, però dopo un progetto partecipato, noi chiediamo che si faccia un cantiere partecipato, e cioè in accordo con il direttore dei lavori, il responsabile del procedimento, vi sia durante i lavori la possibilità concordata di andare a vedere quello che succede. È una cosa che spaventa molto, cioè... Perché spaventa? Questo non lo so dire, io ho provato a chiedere se in Italia ci sono state altre esperienze di questo tipo, a me non risultano, anzi io colgo l'occasione della vostra radio che è così ascoltata per chiedere se su fatto delle ricerche su internet non mi è risultato nulla, però ecco, se qualcuno sa di esperienze durante le quali i cittadini sono entrati nel cantiere a valutare l'andamento delle opere, la qualità dei materiali e tutto il resto, ecco, mi farà piacere, perché si tratta un pochino di modificare la vita di cantiere. Noi architetto... Però, sì. Col vantaggio di guardare un po' quello che succede lì dentro. Ecco. Ecco, voi questo chiedete, che di poter entrare dentro il cantiere. Le chiedo, esatto. Avete scritto al presidente del primo municipio Corsetti, all'assessore Ghera, all'assessore del... Ai lavori pubblici del municipio, ecco. Sì, anche a loro. Avete avuto risposta per ora o no? Guardi, c'è una notizia interessante, ancora non la riesco a definire buona perché voglio sapere che cosa succede. In realtà si è fatto vivo, mi ha contattato Alessandro Cochi, che è il consigliere comunale delegato allo sport, sì, di Testaccio. Testaccino, quale, Doc, che si è speso, sì, molto in questa storia, no? Insomma, l'abbiamo, sì, visto spesso anche presente lì. Sì, sì, sì. E ci ha invitati, ci ha detto che l'assessore Ghera si rende disponibile ad un incontro la prossima settimana. È una cosa che ci fa piacere, perché si vede che si è aperto un qualche spiraglio. Naturalmente vediamo un po' però quali saranno i risultati di questa, sì, di questo incontro. Questa, quindi certo. devo dare atto che c'è stato un riscontro. Ora poi vedremo appunto che cosa succederà. Sì. Noi, architetto Trevisani, la ringraziamo, ovviamente ci risentiremo a margine di questo incontro per sapere proprio che tipo di risposte avrete voi dell'associazione Testaccio, sì, in piazza. Sì. Buon lavoro e a presto allora. Grazie tante, un saluto anche agli ascoltatori. Arrivederci. Arrivederci. Ringraziamo arrivederci. L'architetto Paolo Trevisani, presidente dell'associazione Testaccio in Piazza, intervenuto qui su 93 di Radio Roma Capitale.